Una circostanza delle più insignificanti mise in imbarazzo Raskolnikov ancora prima che avesse disceso la scala. Giunto all'altezza della porta della cucina, come sempre spalancata, vide che quella volta Anastasia non soltanto era a casa in cucina, ma stava anche facendo qualcosa. Tirava fuori da una cesta la biancheria e la sospendeva su cordicelle. Vedendolo, ella cessò di appendere la biancheria, si voltò verso di lui e continuò a guardarlo mentre passava. Egli volse gli occhi altrove e passò come se non avesse notato nulla. Ma l'impresa era rovinata. Mancava l'accetta. Egli ne fu costernato. «E che occasione perduta per sempre!» mormorava, stando senza scopo sotto al portone, proprio di faccia allo stanzino buio del portinaio, anch'esso aperto. A un tratto sussultò. Nello stanzino del portinaio, che era a due passi da lui, sotto una panca a destra, qualcosa aveva luccicato davanti ai suoi occhi. Egli si guardò intorno. Non c'era nessuno. In punta di piedi si avvicinò alla portineria, scese giù per due scalini e a bassa voce chiamò il portinaio. «È proprio così. Non è in casa. Però sarà in qualche posto vicino, in cortile, perché la porta è spalancata». Egli si precipitò sull'accetta, era un'accetta, e la tirò fuori di sotto la panca dove stava tra due ciocchi. Lì sul posto, senza uscire, l'assicurò al cappio, ficcò le due mani in tasca e uscì dalla portineria. Nessuno l'aveva notato. Egli andava per la via tranquillo e posato, senza affrettarsi per non dar sospetto. Guardava poco i passanti, anzi cercava di non guardarli in faccia e di andare quanto più poteva inosservato. Gettato casualmente uno sguardo con un occhio solo in una bottega, vide che l'orologio a muro segnava già le 7:10. Bisognava affrettarsi e nello stesso tempo allungare il cammino, avvicinarsi alla casa facendo un giro da un'altra parte. Per sua fortuna al portone tutto gli andò di nuovo bene. Anzi, come a farlo apposta, in quel preciso istante era entrato dinanzi a lui nel portone un enorme carico di fieno che lo nascose completamente intanto che attraversava l'androne. La scala per salire dalla vecchia era vicina, subito a destra del portone, ed egli era già sulla scala. Ripreso fiato e strettasi una mano al cuore martellante, dopo aver anche tastato e rimesso a posto ancora una volta l'accetta, egli cominciò a salire cautamente e senza rumore su per la scala, tendendo ogni momento l'orecchio. Al secondo piano la porta di un appartamento vuoto era spalancata e dentro vi lavoravano dei decoratori, ma anche quelli non badarono a lui. Ma ecco anche il quarto piano, ecco la porta, ecco il quartiere di fronte, quello vuoto. Al terzo piano, secondo tutti gli indizi, il quartiere direttamente sottostante a quello della vecchia è pure deserto. Il biglietto di visita che era fissato alla porta con dei chiodetti è stato tolto. Sono partiti, ansava. Allungò lentamente la mano al campanello e suonò. Dopo mezzo minuto suonò un'altra volta, un po' più forte. Nessuna risposta. Era inutile suonare a vuoto. Egli fece posta un movimento e borbottò qualcosa un po' forte per far vedere che non si nascondeva. Poi suonò una terza volta, ma piano, misuratamente e senza la minima impazienza. Un istante dopo si sentì togliere il catenaccio. La porta si aprì come l'altra volta in modo da lasciar solo una piccola fessura e due occhi penetranti e diffidenti lo fissarono di nuovo dall'oscurità. «Buongiorno, Alona Ivanovna!» Egli cominciò con la maggior disinvoltura possibile, ma la voce non gli obbedì e si ruppe tremante. «Io vi ho portato un oggetto. Ma andiamo piuttosto lì, alla luce!» E respingendola senza aspettare l'invito, entrò difilato nella stanza. La vecchia gli corse dietro. La lingua le si era sciolta. «Oh, signore! Che avete? Chi siete? Che cosa volete? Scusate tanto, Alona Ivanovna! Sono un vostro conoscente, Raskolnikov. Ho portato il pegno che vi avevo promesso l'altro giorno». E intanto le tendeva il pegno. La vecchia diede uno sguardo all'oggetto, ma tornò subito a fissare gli occhi su quell'intruso.
lo guardava attentamente, con collera e con diffidenza. Passò circa un minuto. Gli parve perfino che negli occhi di lei fosse una specie di derisione, come se avesse già indovinato tutto. Egli si sentiva smarrito, sentiva di aver quasi paura, al punto da sembrargli che se ella lo avesse guardato così senza dire una parola ancora per mezzo minuto, sarebbe scappato via. La vecchia prese il pegno. «Che cos'è?» domandò, squadrando ancora una volta fissamente Raskolnikov e soppesando il pegno sulla mano. «È un oggetto! Un portasigarette d'argento! Guardate!» Cercando di slegare il cordoncino e volgendosi verso la finestra, verso la luce, ella per alcuni secondi si scostò da lui e gli voltò la schiena. Egli sbottonò il soprabito e liberò l'accetta dal cappio, ma senza ancora tirarla fuori del tutto e sorreggendola soltanto con la mano destra sotto il cappotto. «Ma cosa ha rivoltato qui?» esclamò con dispetto la vecchia e si mosse per girarsi dalla sua parte. Non c'era più un minuto da perdere. Egli tirò fuori l'accetta, la brandì con tutte e due le mani, a malapena conscio di sé e quasi senza sforzo, quasi macchinalmente. La lasciò cadere sulla testa della vecchia dalla parte opposta al taglio. Ella gettò un grido, ma debolissimo, ed un tratto si accasciò sul pavimento, pur avendo ancora fatto in tempo a levare tutte e due le mani alla testa. In una mano continuava ancora a tenere il pegno. Allora egli la colpì a tutta forza una volta, poi un'altra, sempre col dorso della cinta, sempre sulla sommità del capo. Il sangue sgorgò come da un bicchiere rovesciato e il corpo stramazzò bocconi. Gli si ritrasse, lasciò che cadesse e poi subito si chinò verso il suo viso. Era già morta. Egli posò l'accetta sul pavimento accanto alla morta e subito, cercando di non imbrattarsi col sangue che scorreva, le ficcò la mano in tasca, in quella medesima tasca dalla quale la volta precedente ella aveva cavato le chiavi. Le chiavi furono da lui immediatamente tirate fuori, come già allora, erano tutte in un mazzo infilate in un anello d'acciaio. Subito corse con esse nella camera. Cosa strana, appena egli cominciò ad accostare le chiavi al cassettone, appena sentì il loro tintinnio, fu come preso dal convulso. Gli venne di nuovo una voglia improvvisa di piantar tutto e di scappar via, ma fu solo un attimo. Era troppo tardi per andarsene. Egli sorrise perfino di se stesso, ma ad un tratto gli venne in mente un altro inquietante pensiero. Immagino che la vecchia potesse essere ancora viva e riprendere i sensi. Lasciando le chiavi e il cassettone, tornò di corsa verso il cadavere, afferrò l'accetta e la brandì ancora una volta al di sopra della vecchia, ma non l'abbassò. Non c'era dubbio che era morta. Di sangue nel frattempo ne era colato molto, formando una pozza. D'un tratto egli notò sul collo di lei un cordoncino. Lo tirò, ma il cordoncino era forte e non si strappava. Di più era intriso di sangue. Si provò a tirarlo via dal seno, ma qualcosa lo impediva, si frapponeva. A stento, imbrattando le mani e l'accetta, riuscì dopo due minuti di sforzi a tagliare il cordoncino senza toccare il corpo con l'accetta e a toglierlo via. Non si era sbagliato. Venne fuori un borsellino che era pieno zeppo. Raskolnikov se lo ficcò in tasca senza esaminarlo. E presa questa volta anche l'accetta, tornò di corsa nella camera. Egli aveva una fretta terribile. Afferrò le chiavi e ricominciò a provarle. Ma tutto andava a rovescio. E se non entravano nelle serrature? A un tratto si ricordò di una cosa. Rifletté che la grossa chiave dall'ingegno dentato che ballonzolava lì insieme con le altre piccole doveva essere non del cassettone, ma di qualche scrigno.
e che forse in quello scrigno era nascosto tutto quanto. Subito si chinò sotto il letto, sapendo che gli scrigni di solito le vecchie le ripongono sotto i letti. Era infatti così. C'era là un bauletto piuttosto grande, rivestito di marocchino rosso, con bullettine d'acciaio piantate dentro. La chiave dentata andò subito bene ed aperse. Di sopra era distesa una pelliccia di lepre. Più giù c'era un abito di seta, poi uno scialle, e sembrava che sino al fondo non ci fossero più che stracci. Ma appena ebbe smosso quegli stracci, di sotto la pelliccia scivolò fuori un orologio d'oro. Egli si buttò a rimestare ogni cosa fra gli stracci. Erano mischiati degli oggetti d'oro, braccialetti, catenelle, orecchini, spille e altre. Senza indugiare per niente, egli cominciò a riempirsene le tasche dei pantaloni e del cappotto. Ma non ebbe il tempo di raccogliere molta roba. Ad un tratto Raskolnikov sentì camminare nella stanza dove era la vecchia. Si fermò e si irrigidì come morto. All'improvviso si udì distintamente un lieve grido, come se qualcuno si fosse messo a gemer piano con voce rotta e poi si fosse chetato. Egli stava accoccolato presso al baule e aspettava, tirando appena il fiato. Ma di colpo balzò su, afferrò l'accetta e uscì di corsa dalla camera. In mezzo alla stanza era Elisabetta, in piedi, con un grosso fagotto nelle mani, e tutta bianca, come un cencio, guardava impietrita la sorella uccisa, quasi non avesse la forza di mandare un grido. Egli si gettò contro di lei con l'accetta. Le labbra le si storsero così pietosamente, come quelle dei bambini piccoli quando cominciano ad aver paura di qualche cosa e guardano fissi l'oggetto che li impaurisce, preparandosi ad urlare. Il colpo dato col taglio dell'accetta le calò dritto sul cranio e le spaccò in una volta sola tutta la parte superiore della fronte, sin quasi al cocuzzolo, e la subito stramazzò. Raskolnikov fu sul punto di smarrirsi completamente. Le prese il fagotto, lo gettò via e corse in anticamera. Il terrore lo invadeva sempre più, specialmente dopo quel secondo e del tutto imprevisto assassinio. Egli voleva al più presto fuggire di là. Ma una specie di distrazione, anzi quasi di fantasticheria, cominciò poco per volta ad assalirlo. A momenti pareva che si dimenticasse di se stesso, o per meglio dire, che si dimenticasse dell'essenziale e si attaccasse alle quisquilie. Però, avendo dato un'occhiata in cucina e scorto sulla panca un secchio per metà pieno d'acqua, pensò di lavarsi le mani e di lavare anche l'accetta. Poi, per quanto glielo permetteva la luce della cucina semibuia, esaminò il cappotto, i pantaloni e gli stivali. Superficialmente, a primo sguardo, pareva che non avessero nulla di speciale, ma sugli stivali c'erano delle macchie. Egli bagnò uno straccio e se li pulì. Era conscio, però, che forse non distingueva tutto bene, che forse c'era qualche cosa da lui non notata, che poteva subito essere vista da altri. Si fermò, perplesso, in mezzo alla stanza. Un pensiero tormentoso, oscuro, sorgeva in lui, il pensiero che egli stava diventando pazzo e che in quel momento non aveva la forza né di ragionare né di difendersi, che forse non bisognava fare quel che ora faceva. Dio mio, bisogna fuggire, fuggire, mormorò. Si precipitò nell'anticamera, ma qui lo attendeva un senso d'orrore quale certamente egli non aveva ancora mai provato. Egli stava lì, in piedi a guardare, e non credeva ai suoi occhi. La porta esterna, che dall'anticamera metteva sulla scala, era aperta per lo spazio di una mano. Né serratura né catenaccio durante tutto quel tempo. Egli si precipitò verso la porta e mise il catenaccio. Ma no, ecco un'altra cosa che non dovevo fare. Bisogna andar via! Andar via! Tolse il catenaccio, aprì la porta e si pose in ascolto sulla scala. Ascoltò a lungo. In qualche luogo lontano, in basso, probabilmente sotto il portone, gridavano due voci forti e stridule.
discutendo e ingiuriando. Attese pazientemente, infine ogni suono cessò di colpo. Egli già voleva uscire, ma improvvisamente un piano più sotto si aprì. Con rumore una porta sulla scala e qualcuno cominciò a scendere canterellando, non so che arietta. Come mai fanno tanto rumore? Pensò. Chiuse di nuovo la porta dietro di sé e aspettò. Infine, tutto tacque. Non c'era più anima. Aveva già fatto un passo sulla scala quando a un tratto si sentirono da capo dei nuovi passi. Questi passi risuonarono molto lontano, proprio al principio della scala, ma Raskolnikov si ricordò poi molto chiaramente di avere allora, fin dal primo rumore, chissà perché, concepito il sospetto che dovessero assolutamente dirigersi lì, al quarto piano, dalla vecchia. E d'un tratto gli parve di essere come paralizzato. Finalmente, quando già il visitatore aveva cominciato a salire al quarto piano, allora soltanto egli si riscosse all'improvviso e fece in tempo a guizzare indietro, agile e svelto, dall'andito verso il quartierino e a chiudere la porta dietro di sé. Poi afferrò la catena di sicurezza e piano, senza farsi sentire, l'agganciò all'anello. L'istinto lo aiutò. Fatto tutto questo, si rimpiattò, trattenendo il respiro subito dietro l'uscio. Anche lo sconosciuto era ormai giunto alla porta. Il visitatore si afferrò alla corda del campanello e suonò con forza. Lo sconosciuto suonò ancora. Di un tratto si mise impaziente a tirare con tutta la sua forza la maniglia della porta. «Ma cosa fanno? Li dormono della grossa o qualcuno le ha strozzate, stramaledette?» si mise a urlare quello con voce cavernosa. In questo stesso momento si udirono ad un tratto non lontano sulla scala dei passi minuti e frettolosi. Si avvicinava qualcun altro. «Possibile che non ci sia nessuno?» gridò con voce allegra e sonora il nuovo venuto, rivolgendosi direttamente al primo visitatore, che continuava ancora a tirare il campanello. «Buonasera, Koch! Per poco io non ho fracassato la serratura», riprese Koch. «Ma voi come fate a conoscermi? Così non ci sono? È strano! È anche una cosa molto stupida. Dove mai è potuta andare la vecchia? Io ho un affare. E anch'io, Batiushka.» «Aspettate!» gridò improvvisamente il giovanotto. «Guardate! Vedete come la porta rimane scostata quando si tira? Ebbene? Vuol dire che non è chiusa a chiave, ma con la catena. Voglio dire col gancio. Ebbene? Ma come mai? Non capite? Per chiudersi di dentro con la catena bisogna essere in casa, capite? Per conseguenza sono in casa, ma non aprono.» Ma difatti è vero!» gridò meravigliato Koch e ricominciò a tirare furiosamente alla porta. «Aspettate!» esclamò di nuovo il giovanotto. «Non tirate! Qui c'è qualcosa sotto, voi avete suonato, tirato e non aprono. Vuol dire che o sono tutte e due svenute, oppure che cosa? Ma sentite, andiamo a cercare il portinaio, che vada lui stesso a svegliarle. Buona idea!» Entrambi si mossero per scendere giù. I passi si spensero. «Oh, signore! Che fare dunque?» Raskolnikov tolse la catena, aprì leggermente la porta e non udì nulla. Poi, d'improvviso, senza più stare a pensare affatto, uscì fuori. Si chiuse la porta dietro meglio che poté e scese giù. Ma nello stesso istante alcuni uomini che parlavano forse salire rumorosamente su per le scale. Erano in tre o quattro. Egli distinse la voce sonora del giovane. «Son loro!» Pieno di disperazione, egli andò loro incontro direttamente. «Sarà quel che sarà. Se lo fermavano, tutto era perduto. Se lo lasciavano passare, tutto era perduto ugualmente. Si sarebbero poi ricordati di lui. Già stavano per incontrarsi. Fra di loro non rimaneva più che una branca di scala e tutto un tratto. Ecco, la salvezza.
A pochi scalini da lui, a destra, c'era un appartamento vuoto e con la porta spalancata, quello stesso appartamento dove lavoravano i decoratori. In un batter d'occhio, egli infilò la porta aperta e si rimpiattò dietro il muro. Ed era tempo. Gli altri erano già sul pianerottolo. Poi svoltarono in su e gli passarono accanto, diretti al quarto piano, parlando rumorosamente. Egli spiò il momento. Poi uscì in punta di piedi e corse giù. Ora non aveva quasi coscienza di sé, più andava innanzi e peggio era. Egli non aveva piena consapevolezza, neppure quando entrò nel portone di casa sua, perlomeno era già salito su per la scala e allora soltanto si ricordò dell'accetta. Il portinaio non c'era di nuovo ed egli riuscì a rimettere l'accetta al suo posto sotto la panca. La coprì anzi con un ciocco, come prima. Entrato nella propria camera, si gettò così com'era sul divano.